telegrafico. Il messaggio alla città è quello di ridarmi la fiducia che i consiglieri hanno pensato di togliere, convinti di interpretare il sentimento della popolazione barcellonese, per completare un progetto che ha tutti i germi, come mi viene detto adesso, per i segni, per poter dare i suoi frutti. I frutti che iniziavano a essere visibili adesso e che si continueranno a vedere nei prossimi mesi, nonostante la nostra assenza. Credo di poter cambiare la città e voglio una comunità nuova, voglio costruirla, questa comunità nuova. E voglio farlo con la partecipazione delle persone. Non chiederò il voto alle persone se accanto a quel voto non ci sarà un'attiva partecipazione di chi me lo darà. Un progetto civico unico per il bene dei nostri cittadini. Ogni forza politica non ha dimenticato la propria provenienza e il bello di questa esperienza è proprio essere riusciti a mettere insieme aree diverse, ma sicuramente una grande scommessa con un grande entusiasmo e la finalità. Quello di fare crescere questa città. Io quello che propongo alla città è un progetto coerente con le idee, e metto a disposizione della città la mia esperienza, la mia umile esperienza di consigliere comunale maturata in questi anni, che ritengo tutto sommato possa essere utilizzata, possa essere sfruttata per le conoscenze acquisite in questi anni. La mia candidatura l'hanno voluto i cittadini barcellonesi e non certo gli onorevoli di turno. Ma devono votarmi anche per la mia coerenza in politica e per quello che ho rappresentato anche dal punto di vista professionale. Se io dovessi essere eletto sindaco, certamente agirei non per interessi individuali, ma nell'interesse della collettività.